Bella ragazzi, siamo qua per un nuovo video. Oggi ragazzi siamo qua con Brescia Napoli, ragazzi, partita di Serie A, anticipo di Serie A. Soprattutto ragazzi, oggi dobbiamo vincere assolutamente. Ragazzi, le ultime partite stiamo giocando un po' meglio. Comunque ragazzi, prima di andare a vedere le formazioni ufficiali, SofaScore, vi faccio vedere, devo salutare tre persone che mi hanno chiesto un altro volta il favore sempre della partita. Vi saluto. Niente ragazzi, comunque vado a salutare Alex 2007-2019 e saluto Marti trattino basso 191 e saluto Pone trattino basso Mattia 07. Queste sono le tre persone che mi hanno chiesto il favore di salutarvi. Niente ragazzi, noi ci andiamo alla partita. Comunque sarà una bella partita difficile, anche se no. Anche se il Napoli è una bella squadra e stiamo giocando bene le ultime partite. Perciò ragazzi, adesso andiamo a vedere le formazioni ufficiali su SofaScore, che adesso vado a vedere al computer. È la migliore app del calcio per tutte le news, per tutte le informazioni importanti. Ve la metto in descrizione. Per il Napoli gioca Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Maximovic, Marinelli, Elmas, Demme, Fabian Ruiz, Politano, Mertens e Insigne. Gioca Politano per il primo minuto, Callejon si è infortunato. Ragazzi, comunque questa è la formazione ufficiale, scaricatela, è importante per vedere anche la formazione ufficiale. Noi c'è il primo tempo e sempre comunque Forza Napoli, dai! Ragazzi, il primo tempo di Brescia Napoli, adesso dobbiamo provare bene, ragazzi. Venerdì, perché poi è una partita contro il Barcellona e là non sarà più. Ragazzi, adesso andiamo a Brescia Napoli, dai! Tira! La metti, la metti là! Allora, raga, prima occasione Napoli, ragazzi, neanche 2 minuti. Niente. Proviamo a tirare direttamente, va. Buona. Tira! Anche se qualche azione di diciamo fatto quando stiamo giocando bene, penso che stiamo giocando solamente perché gli ultimi sono nominati. Mamma raga, incredibile comunque, ma stiamo giocando meglio noi, un calcio d'angolo è incredibile, mamma mia. È scandalo giocare così, mamma mia. Se poi ci cresce perdiamo, aiuto. Per gol di John Chancellor. Venezuelano che sa farsi valere il movimento di ragazzi, si c'è proprio tempo. Stiamo offrendo pallone ma la squadra avversaria in questo primo tempo. Abbiamo partito veramente nei primi 10 minuti. Abbiamo fatto veramente le azioni da gol. Poi non abbiamo trovato neanche un gol questo primo tempo. Vabbè, niente ragazzi, noi c'è il secondo tempo, ma il Napoli il campionato non lo sto più pensando da oggi in poi, ma pure da parecchio tempo fa, non è che diciamo queste cose. Vabbè, niente ragazzi, noi c'è il secondo tempo, speriamo che entriamo sempre con una testa nuova e vediamo un po'. Ma secondo me ci sarà stato quel giorno per il Barcellona, secondo me, giocheremo un po' una davanti a là. Però vabbè raga, è tutto da vedere al secondo tempo anche. Ragazzi, c'è il secondo tempo di Brescia Napoli. Ragazzi, speriamo di fare una partita più resta, dai. Sì, ragazzi, dai, dai Mertens, fallo tirare a Mertens per favore, dai. Ragazzi, insegna di rigore, però. Vabbè, ce l'abbiamo fatto entrare almeno il gol del Napoli. Dai. Dai. No! 1-1! Eccolo! Insigne ragazzi, eccolo qua! C'era qua noi già! C'era tutto programmato, poi giù, c'era tutto programmato, dai, 1-1! Adesso dobbiamo vincere, dai! Questo è Napoli per la rimonta pure, dai! Squadra di rimonta, dai! Dai! È così Napoli, dai! Ma no! Che gol, raga! Mamma mia ragazzi!
Ma che cavolo di gol ha fatto, regà? È incredibile! Mamma mia, raga, che gol abbiamo fatto, ma ci rendiamo conto? Recupero, remontata, vai così! Questo è Napoli! Questo è Napoli! Grande! Grande ragazzi! Grande! Vediamo, questo è il Napoli, dobbiamo vedere sempre! Che cavolo di gol, raga! Inaspettato! Mamma mia, raga! Ragazzi, non ha fatto il Brescia. Stava da solo, quasi veramente. Stava questa palla, il tiro l'aveva fatto. Lorenzo, ragazzi, è finita la palla, la scinta. Abbiamo fatto una bella partita al secondo tempo, abbiamo giocato il 15 minuti e poi abbiamo giocato male. Cioè, abbiamo meritato sicuramente la vittoria, però ragazzi dobbiamo dire una cosa, ragazzi, che Napoli deve giocare così le partite, perché assolutamente il primo tempo, i 10 minuti sono stati i più belli dei 10 minuti di questa stagione del Napoli, e poi abbiamo avuto secondo me un calo difensivo, e poi il secondo tempo siamo entrati con un'altra testa e abbiamo vinto la partita. Va bene ragazzi, noi ci al prossimo video, ci troviamo noi a Napoli in Barcellona, anche allo stadio. Va bene ragazzi, iscrivetevi al canale. Comunque voglio ringraziarvi che siamo arrivati a 600 iscritti. Adesso arriviamo a 700 iscritti, ragazzi, veramente grazie di cuore. E niente ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi, e comunque forza Napoli, dai.